Salve a tutti e bentrovati. Introduciamo oggi lo Stato di Israele, l'ultimo degli stati asiatici che intendo proporvi per lo studio della geografia di quest'anno, per poi ovviamente passare allo studio degli stati africani. Vi anticipo da subito che parlare di Israele significa anche parlare di Palestina. Uno Stato che è al suo interno, ma che attualmente non è riconosciuto dalla comunità internazionale. E tra un po' vi spiegherò le motivazioni. Ecco perché è importante conoscere molto bene Israele, in particolar modo la storia di Israele, che ci aiuta a capire perché il Medio Oriente oggi, il Medio Oriente asiatico, è la vera e propria polveriera del mondo, cioè la zona dove è più a rischio lo scoppio di un conflitto di certe proporzioni. Ripeto, concentriamoci moltissimo soprattutto sulla storia di Israele con questa lezione. Una lezione nella quale, peraltro, vi dico subito, con questo video già potete esaurire ciò che dovete riportare all'interno della scheda. Cioè, in questo video riporterò informazioni che o sintetizzano quanto detto all'interno del vostro libro di testo, oppure, danno qualche informazione in più che, arricchisce. Perciò seguite, ripeto, questo video è molto più del libro, anche se il libro potete tenere come punto di riferimento per ulteriori approfondimenti personali. Allora, partiamo come al solito con il nostro consueto PowerPoint. Quindi, parliamo di Israele, come dicevo prima, e Palestina. Cosa bisogna fare? Realizzare come sempre lo schema dello Stato, secondo quello schema che è in vostro possesso, inserire nella scheda il luce della carta fisica di Israele e inserire poi nella scheda le informazioni che troverete alle pagine che vanno da 276 a 285, ma che, come vi ho detto prima, possono essere già ampiamente portate attraverso questo video che vi sto proponendo. Allora, continente di appartenenza. Asia, regione di appartenenza, subregione Medio Oriente, la bandiera di Israele rappresenta la stella di David, simbolo tipico ebreo, adagiata su di un fondo bianco con due strisce blu. Ma, come vi ho detto prima, poiché Israele è uno stato che al suo interno ha un altro stato che tiene occupato, ma che non è, che rivendica questo stato una sua autonomia rispetto a Israele, non riconosciuta dalla comunità internazionale, devo necessariamente mostrarvi anche un'altra bandiera, che è la bandiera di questo Stato arabo, la Palestina. Questa bandiera è fatta in questo modo, un triangolo rosso e tre strisce orizzontali, nera, verde e bianca. Cosa rappresentano? Bene, il rosso è il colore del sangue versato dai palestinesi nel tentativo di liberarsi dagli oppressori. Il nero rappresenta la tristezza e il dolore per via dell'occupazione israeliana sul loro territorio. Il verde è il colore tipico del popolo palestinese, mentre il bianco rappresenta l'agognata pace che il popolo palestinese vorrebbe. Per quanto riguarda il territorio, ora qui vi ho messo non a caso la carta del territorio che trovate anche sul vostro libro, perché è molto importante che voi capiate che i confini di Israele sono piuttosto particolari. Allora, ve li faccio vedere. Qui, diciamo, vedete? È questa zona autonoma che diciamo, è occupata da Israele, ma in realtà è rivendicata anche dal Libano, il Golan, ne parleremo più tardi, ma che ufficialmente appartiene al territorio di Israele. Quindi questi che io adesso seguo con il cursore sono tutti i confini di Israele, vedete? Però vi faccio notare che dentro Israele esistono questi altri due territori, uno questo qui e l'altro è questo più piccolo che sto evidenziando adesso. Di che cosa si tratta? Allora, questo più grande, che indico con la freccia, è chiamato Cisgiordania. Questo qui più piccolo invece è noto come Striscia di Gaza, dal nome della città principale che è appunto Gaza. Questi due territori sono, come dire, occupati da un popolo chiamato palestinesi. E questi palestinesi sono, come dire, controllati anche militarmente dagli israeliani. Israele e, scusate, tra Israele, tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, che ripeto sono territori palestinesi,
Per spostarsi da una zona all'altra esiste un territorio, una striscia di terreno controllata sempre dalle forze dell'ordine israeliane e che è chiamato corridoio di sicurezza. Bene, è molto importante tenere a mente questo schema perché chiarisce un po' la situazione che si trova in Israele, un territorio nel quale ci sono però al suo interno popolazioni che rivendicano l'autonomia e che hanno uno Stato proprio non ancora riconosciuto dall'ONU, dalla comunità internazionale. La forma di governo è la Repubblica Presidenziale, la lingua è l'ebraico, ma naturalmente essendoci anche i palestinesi c'è l'arabo ed è poi molto diffuso l'inglese. Per quanto riguarda la religione, quella principale ovviamente è l'ebraismo, però va detto che gli ebrei si distinguono in laici e osservanti. Ovviamente, diciamo, gli osservanti sono quelli che sono praticanti la religione, ma anche questi a loro volta si dividono in tre gruppi. Abbiamo i religiosi più moderati, i conservatori che hanno un'attenzione maggiore ancora nei confronti della religione ebraica e soprattutto gli ultraortodossi che addirittura questi qui non lavorano nemmeno per dedicarsi interamente tutta la loro vita allo studio dei testi sacri. Ve li mostro qui, forse avete visto qualche altra volta immagini di questo tipo con i loro abiti caratteristici. Questi sono gli ebrei ultraortodossi, con appunto indossano questi abiti scuri, questo cappello e hanno queste, come dire, basette arricciate e pronunciate e molti di loro anche la barba tipica dei rabbini. La moneta è il nuovo shekel e gli stati confinanti sono il Libano, la Siria, la Giordania, l'Egitto, ma anche la Palestina, perché come vi ho detto prima, la Palestina, comprendendo i territori della striscia di Gaza e della Cisgiordania, è a tutti gli effetti uno Stato, anche se non ufficialmente riconosciuto dall'ONU. Vediamo e soffermiamoci moltissimo sui fatti storici rilevanti, che ci aiutano a capire sicuramente il presente di Israele e del mondo. Allora, anticamente, ovviamente, questo territorio era occupato dal popolo ebraico. Questo fino al primo secolo d.C., quando poi arrivarono i Romani e cacciarono gli ebrei. Cominciò quella che è nota come diaspora. Diaspora letteralmente vuol dire dispersione, dispersione degli ebrei appunto che abbandonarono i territori israeliani, oggi israeliani, all'epoca appunto, come dire, medio orientali, palestinesi, per andare a formare varie comunità sparse nel mondo. E più tardi, siamo nel VII secolo, ci sarà, a seguito dell'espansione araba, l'occupazione da parte degli arabi di quei territori. E ancora più tardi, arriviamo al XVI secolo, quei territori verranno conquistati e occupati dai turchi ottomani. Bene, arriviamo a questa data molto importante, il 1817, nascita del movimento sionista, grazie a questa figura molto importante di un giornalista austriaco, evidentemente ebreo, come Theodor Herzl. Che cos'è questo movimento sionista? Ovviamente il nome Sion deriva dalle montagne presenti appunto in Israele. Sion, il movimento sionista e Herz in particolare sostengono che gli ebrei devono fare ritorno in Palestina perché quello è il territorio che Dio gli ha promesso, come appunto racconta l'Antico Testamento. Quindi gli ebrei, per così dire, rivendicano quel territorio come loro, nonostante in questo momento storico in quel territorio ci abitano gli arabi, i palestinesi. E nel 1939 cominciano le persecuzioni da parte dei tedeschi, dei nazisti, nei confronti degli ebrei, che quindi, come probabilmente sapete, vivono il terribile dramma dell'Olocausto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come voi sapete, circa una stima approssimativa, oltre 6 milioni di ebrei, scusate, furono uccisi nei campi di concentramento o comunque per effetti della persecuzione tedesca. E la cosa significativa è che in realtà gli ebrei sono sempre stati un popolo oppresso, oppresso probabilmente per ragioni economiche. In epoca medievale gli ebrei, a differenza dei cristiani, prestavano denaro ad usura e per questo si arricchirono moltissimo. Non erano però visti di buon occhio, ma nel tempo conservarono le loro ricchezze. È molto probabile che anche per questo motivo gli ebrei siano diventati oggetto di invidia e di odio da parte, diciamo, di Hitler e dei nazisti, che poi hanno nascosto, come dire, questa visione delle cose attraverso il manto del razzismo.
trasmettendo l'odio appunto che essi avevano nei confronti degli ebrei anche purtroppo al popolo tedesco e non solo a questi. Bene, dopo la seconda guerra mondiale accade che gli ebrei, scampati alle persecuzioni e un po' sparsi in tutto il mondo, decidono pian piano di far ritorno verso la cosiddetta terra promessa, cioè la Palestina, la terra promessa loro da Dio. E quindi si stabiliscono qui in piccole comunità, man mano acquistano dei territori, dei terreni, fino a che appunto il loro territorio non comincia ad ampliarsi sempre di più. A questo punto c'è un intervento internazionale, siamo nel 1947, c'è una risoluzione, cioè un documento dell'ONU, con il quale si stabilisce la nascita all'interno di quel territorio di due stati, uno arabo, la Palestina, e l'altro appunto ebreo, Israele. Ma nel 48, soprattutto su indicazione inglese, nasce lo Stato di Israele. In questo giornale, The Palestine Post, vedete il titolo State of Israel is Born, lo Stato di Israele è nato, si proprio certifica la nascita ufficiale dello Stato di Israele, che fino al 1948 non esisteva. Quindi 1948, una data molto recente, nascita dello Stato di Israele. Naturalmente le popolazioni arabe che si trovavano in quella zona non accettarono di buon grado questa situazione e attaccarono militarmente Israele, che però reagì. Grazie a questa guerra Israele addirittura non solo sconfisse i palestinesi, costringendo moltissimi di questi a fuggire da quei territori e abbandonare le loro terre, a trasformarsi da cittadini in profughi, ma addirittura conquistò altri territori ancora. Ad esempio, dopo la guerra con il Libano, le alture del Golan a nord di Israele, di cui vi parlavo prima, divennero parte integrante dello Stato di Israele. E questo spiega perché, come dire, questa zona, dove a un certo punto si viene a piazzare uno Stato ebraico dentro, cioè, un mosaico di popoli musulmani, ecco, questa zona è davvero una zona molto calda, una zona dove evidentemente si rischia moltissimo che le tensioni tra israeliani e arabi portino a atti di guerra e anche atti terroristici. Nel 1988 interviene un altro stato arabo, la Giordania, che cerca un po' di risolvere pacificamente la cosa, dando una propria regione, diciamo così, in dono ai palestinesi. Stiamo parlando della Cisgiordania, regione di cui vi ho parlato prima, e per la qualcosa si può proclamare la nascita di uno stato palestinese. Stato palestinese che però gli ebrei decidono di non riconoscere, gli israeliani decidono di non riconoscere. Oh, facciamo una precisazione. Quando io parlo di ebrei, io parlo di popolo. Quando io parlo di Israele, parlo di nazione. Quindi Israele è la nazione del popolo degli ebrei. Nel 1993 sembra che le cose possano migliorare grazie ad un accordo di pace. Un accordo di pace mediato da questo individuo che vedete qui, il presidente degli Stati Uniti, Clinton, tra le due figure di maggior spicco, in Israele e in Palestina. Alla destra di Clinton troviamo, come vedete qui, il presidente israeliano Rabin, mentre, diciamo, alla sua sinistra, il leader dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Yasser Arafat. L'OLP è appunto un'organizzazione che è stata per molto tempo così è considerata dalla comunità internazionale come un'organizzazione di tipo terroristico, ma in realtà, diciamo così, si potrebbe anche interpretare come una sorta, diciamo, di organizzazione che ha cercato di difendere il proprio territorio. Quindi qui ovviamente le interpretazioni vanno un po' calibrate, anche a seconda di chi le dà. Comunque, dopo questi accordi, si decideva che il territorio della Cisgiordania poteva essere a tutti gli effetti, insieme alla striscia di Gaza, autonomo, e addirittura Arafat e Rabin l'anno dopo ricevettero proprio il premio Nobel, il prestigioso premio Nobel per la pace. Ma purtroppo, come dire, questa pace durò poco, soltanto un paio d'anni, perché nel 1995 il presidente Rabin purtroppo venne assassinato, ma non da un palestinese, ma da un estremista ebraico, ebreo, il quale praticamente appunto lo assassinò, facendo riprese, come dire, riprecipitare il mondo medio orientale, quindi Israele e Palestina, in un durissimo conflitto che purtroppo ancora oggi permane. Infatti, sotto questo punto di vista, la situazione non è assolutamente modificata, anzi è precipitata nuovamente, e spesso i palestinesi si abbandonano ad atti terroristici nei confronti delle città israeliane, e gli ebrei, gli israeliani, per tutta risposta, il governo israeliano li bombarda con i propri armamenti,
E quindi questo estremismo palestinese, noto come Intifada, subisce spesso le rappresaglie militari dell'esercito israeliano. Qui abbiamo un'immagine proprio della striscia di Gaza bombardata da bombe israeliane a seguito ovviamente di una rappresaglia nei confronti degli atti terroristici dei palestinesi in Israele. Non è una situazione, diciamo, facilmente sanabile perché entrambi, come detto, recriminano lo stesso territorio, ma la disparità militare tra le due popolazioni è molto elevata perché fondamentalmente i palestinesi sono dotati per lo più di fucili, cannoni, bombe, ma non hanno certo un'aviazione, non hanno certo dei missili, non hanno certo dei carri armati così potenti come invece ne dispone l'esercito israeliano. Quindi diciamo che la risposta di Israele è sempre abbastanza poco commisurata agli attacchi che subisce dai palestinesi. Non che questo voglia giustificare i palestinesi per carità, ma comunque c'è, diciamo, una sproporzione militare è evidente. E questo la comunità internazionale ovviamente lo sa bene, ma purtroppo tende ancora ad ignorarlo. Comunque la situazione appare quindi molto lontana da una pacificazione tra i due popoli. E questa fotografia vi mostro proprio una simbolica rappresentazione di quello che dicevo prima, un soldato israeliano che fronteggia invece un militante palestinese, come dire, il soldato è tutto equipaggiato, mentre il militante palestinese dispone semplicemente di questo tipico copricapo, di questo nemmeno un copricapo, diciamo, di questo tipico indumento arabo che viene chiamato kefia. Vediamo dal punto di vista fisico che cosa riguarda lo Stato di Israele. Gli oceani e mari, il mar Mediterraneo, il clima ovviamente mediterraneo, quindi con inverni miti e estate calde. I deserti, abbiamo il deserto nel Negev, nel sud del paese, mentre tra le catene montuose sono sviluppate nel nord, le alture del Golan, ancora oggi un po' controverse con il Libano, come vi parlavo prima. E lì c'è anche il monte Hermon, che è il più alto del territorio israeliano. Le coste sono molto simili a quelle che abbiamo alle nostre latitudini, quindi sono basse e sabbiose, e il golfo da ricordare è il golfo di Aqaba. Tra i fiumi non possiamo non menzionare, per ragioni ovviamente religiose, cattoliche, il Giordano, che vi mostro in questa foto, dove secondo la tradizione cristiana, ovviamente qui è stato battezzato Gesù. Tra i laghi ricordiamo il lago Tiberiade, ma soprattutto il Mar Morto, che è un lago ad alta salinità, come vedete in questa fotografia. Ecco perché il Mar Morto viene chiamato mare, cioè il lago viene chiamato Mar Morto, come se fosse un mare, perché ha questo grado di salinità molto molto elevato, e quindi sembra proprio salato come un mare. E tra le regioni importanti, ovviamente nel nord del paese, voglio ricordare la Galilea, fosse altro perché questa ha a che fare ovviamente con la biografia di Gesù Cristo. Vediamo la capitale. Molto interessante parlare della capitale, Gerusalemme, di cui vi mostro questa foto. Ed è un caso particolare, nel senso che Gerusalemme è la capitale riconosciuta da Israele, cioè che Israele vorrebbe per il proprio Stato, ma che non è riconosciuta dalla comunità internazionale. Cioè, pensate un po' il paradosso: Israele è uno Stato riconosciuto dall'ONU, ma l'ONU non riconosce la sua capitale, Gerusalemme. Perché questo? Perché purtroppo Gerusalemme è una città ancora oggi molto molto controversa, perché è cara a tutte e tre le religioni monoteistiche. Per quale ragione? Innanzitutto è cara ai cristiani perché qui, come si sa, è stato crocifisso Gesù, ma è cara anche agli ebrei perché qui si trova il famosissimo Tempio di Salomone, che è un punto di riferimento, un luogo sacro importantissimo per gli ebrei. Ma è molto sacra Gerusalemme anche per i musulmani. Vi ricordate che nel VI-VII secolo i musulmani hanno occupato appunto Gerusalemme, i territori della Palestina, e quindi è evidente che hanno messo qui anche loro delle pietre importanti della loro cultura, della loro religione. In questo caso sto proprio parlando della moschea di Omar, che è questa moschea che vedete qui con la cupola dorata, ed è la moschea più antica, pensate un po', dell'Islam. Ora, nel 1948 la città, sempre per volontà della comunità internazionale, in particolar modo su spinta della Gran Bretagna, è stata assegnata alla Palestina, allo Stato arabo, ma subito gli israeliani l'hanno invasa e l'hanno occupata militarmente. Da allora, ancora oggi, Gerusalemme risulta essere divisa in due parti, una parte araba e una parte israeliana. Quanto riguarda invece le città importanti ancora da ricordare, abbiamo Haifa, che è un importante porto petrolifero, Tel Aviv-Jaffa,
che invece è una città molto particolare anche questo. Vi mostro questa immagine. Anticamente esisteva soltanto la città di Jaffa. Qui poi si viene a creare un quartiere, appunto il quartiere di Tel Aviv, che è cresciuto sempre di più via via, fino a che addirittura è divenuta una sorta di città indipendente che poi si è fusa con la stessa Jaffa. A Tel Aviv è anche patrimonio dell'UNESCO perché qui si trova un quartiere importantissimo che è chiamato Città Bianca. È un quartiere nel quale si trovano degli edifici bianchi, appunto. Uno esempio è questo che vedete nella fotografia, che si rifanno allo stile architettonico chiamato Bauhaus, molto importante e molto famoso, che immagino studiate, avrete studiato o studierete comunque in arte. Poi non possiamo dimenticare di citare la città di Nazareth per gli ovvi motivi legati alla biografia di Gesù Cristo. E, ricordiamo però che, come ho detto prima, Israele comprende anche quel territorio che è il territorio palestinese che i palestinesi vorrebbero autonomo, ma che invece, diciamo, Israele tiene sotto il suo controllo. Qui si trovano delle città palestinesi, che è bene ricordare, e che però hanno una differenza abbastanza netta tra di loro in base alla forma di governo che vi si trova. Sto parlando di Ramallah, di cui vi mostro questa immagine, che si trova nella regione della Cisgiordania e dove è come dire, a capo della politica di questo territorio il partito chiamato Al-Fatah, che è un partito moderato, partito diciamo tutto sommato teso a cercare rapporti di pace con Israele. Nella striscia di Gaza invece troviamo la città di Gaza, qui invece domina un altro partito islamico, il partito di Hamas, che è un partito fondamentalista, quindi un partito che anche con la guerra rivendica la cacciata degli ebrei dal territorio palestinese, quindi da Israele, non vuole lo Stato di Israele, non lo riconosce, in altre parole, e naturalmente vorrebbe creare qui uno Stato unicamente, diciamo, arabo e palestinese. Ecco qui un'immagine di Gaza, città peraltro soggetta spesso anche ad attacchi militari da parte di Israele. Parliamo un po' delle caratteristiche della popolazione. Contrariamente, non so, a quello che probabilmente voi pensate, gli israeliani conducono un tenore di vita molto elevato. Sono molto mediamente ricchi, a differenza ovviamente delle popolazioni arabe che sono mediamente molto povere. Israele, peraltro, riceve ancora aiuti economici da parte della comunità internazionale per via della situazione particolare in cui si trova, cioè uno stato ebraico all'interno di un mosaico di popoli arabi. E addirittura riceve anche aiuti da parte degli Stati Uniti che ne finanziano le spese militari. La natalità e anche la speranza di vita sono anche queste molto elevate in un paese come Israele. Un'altra particolarità è quella della presenza del territorio israeliano di una popolazione chiamata dei Beduini, popolazione molto antica, un tempo nomade, che adesso però si è stanziata nei deserti del Negev e nella zona della Galilea. Vi mostro questa immagine, sicuramente avete visto qualche volta i beduini, sono noti anche come uomini blu. Perché questo? Perché indossano questi abiti, la caratteristica colore blu, che sotto il forte sole trasmette quel colore blu sulla pelle stessa dei beduini, facendoli così chiamare appunto uomini blu. Ora qualcuno di voi si starà chiedendo, caspita però con quelle temperature che abbiamo in quelle zone così desertiche, indossano una roba così pesante. In realtà questi vestiti hanno una peculiarità, perché paradossalmente aiutano i beduini a rimanere più freschi, a tenere più bassa la temperatura del loro corpo, piuttosto che starsene, come dire, a maniche corte. Parliamo un po' dell'economia, settore primario. L'agricoltura è ovviamente legata al clima di tipo mediterraneo, quindi troveremo qui prodotti tipici dei nostri climi, agrumi, ortaggi, ulivi, cereali. Per quanto riguarda il settore secondario, una delle ricchezze principali di Israele deriva dall'estrazione di diamanti. Mentre, per quanto riguarda le industrie, troviamo industrie dal grande sviluppo tecnologico, le cosiddette industrie high-tech, quella farmaceutica, scusate, quella elettronica, quella informatica, quella ottica e anche quella di strumenti, per gli ospedali, strumenti medicali. Poi ci sono industrie, altamente sviluppate come quella farmaceutica, chimica, metallurgica e una tipica industria israeliana è quella purtroppo bellica, quella degli armamenti. Pensate un po', Israele è il sesto paese al mondo per la produzione di armi. Settore terziario troviamo invece il turismo di due tipi differenti, di tipo balneare sulle coste basse e sabbiose, in particolar modo nella zona della città di Haifa, ma poi ovviamente anche un turismo religioso, un turismo fatto di pellegrinaggi nelle città sante come Gerusalemme, Nazareth e Betlemme. Non va assolutamente dimenticata l'importanza della tecnologia, vi ho detto prima che Israele è un paese molto avanzato da questo punto di vista, giusto un dato, il numero di ingegneri e di scienziati è il più alto al mondo rispetto alla propria popolazione, cioè di media
Ci sono moltissimi ingegneri e scienziati rispetto alla popolazione israeliana, maggiore rispetto, come dire, alla presenza di ingegneri e scienziati in altri stati. Ovviamente, terminata questa parte, vi darete gli approfondimenti personali. Come sempre faremo una ricerca su un personaggio famoso. Mi raccomando, io del personaggio famoso non voglio sapere tutto, quando è nato, quando è morto, ma semplicemente chi è e che cosa ha fatto di importante, perché è famoso. Poi ovviamente un problema con la relativa soluzione. Io vi suggerisco ovviamente di affrontare il problema più importante, che è quello della guerra tra, comunque, dei contrasti tra israeliani e palestinesi, ma naturalmente se volete cercare altri problemi siete liberissimi di farlo, e concentratevi poi sulle particolarità. Per favore, un'unica particolarità raccontata bene e in modo dettagliato. Non un elenco di particolarità, come vi ho detto più volte, ma un'unica particolarità raccontata in maniera approfondita. Bene, per quanto riguarda la consegna, vi dico subito che la scheda con la carta fisica va consegnata entro venerdì 15 aprile alle 16, che vuol dire che potete cominciare a inviarmela già da adesso, e che le ore 16 di venerdì sono soltanto un termine di consegna, non il momento in cui la dovete consegnare, ma un termine massimo, e che ovviamente gli approfondimenti dovete inviarmeli anche in formato audio. Ma non è finita qui, perché poi sabato 18 aprile alle ore 11 faremo un test su Socrative, nel quale riprenderemo le 40 domande già viste su Cina, Giappone, Iran e Unione Indiana, e che vorrei che voi riusciste a svolgere tutte quante in maniera corretta, visto che si tratta di una ripetizione, e 10 nuove domande aggiunte invece sullo Stato di Israele e ovviamente anche sulla Palestina. Bene, io direi che possiamo considerare conclusa questa lezione. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Se non fosse così, vi invito come sempre a inviarmi messaggi, a contattarmi nelle ore e nei giorni che io vi ho fornito per ogni approfondimento. Vi invito a studiare seriamente Israele e a ripetere gli altri stati asiatici in vista della verifica del quiz, insomma, su Socrative, e come dire, invito sempre tutti alla massima puntualità per non ingenerare problemi di nessuna natura. Vi mando, come mia consuetudine, al termine di questi video l'abbraccio più grande e affettuoso che possa, e vi saluto caramente. Alla prossima!